Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi un ritorno ai Monti della Laga. Guardate che meraviglia, ragazzi. Siamo in partenza dalle Macchie Piane. Si lascia la macchina qui su questo piazzale. Lì dietro, bellissimo il Monte Vettore. E niente, da qui praticamente si prende questa via che non è segnata a livello di sentiero di Gai. Ecco qua il sentiero, l'ho trovato. Abbiamo subito qualcosa da risistemare. Eccolo qui. Dai, voglio la commissione per tutti i cartelli che ritiro su, quindi da qui prenderemo il sentiero 371 e andremo per direzione Cerro di Calloro. Ma quello che la via che dovremmo fare è quella che poi ci porta alla cima Lepri, passando per il Pizzo di Sevo. Quindi niente, da qui prendiamo questa via e basta, come al solito non so che di, perché non mi informo mai. Buona visione. Proseguendo dritti dal parcheggio, incontro un altro cartello, sempre il 371, che dà indicazioni per Pizzo di Sevo e Cima Lepri. Siamo all'altezza 1576, fa un caldo terribile, sbagliato abbigliamento, tocca sempre soffrire nella vita, c'è poco da fare. Troppo caldo, oggi nudo. Comunque da sotto al parcheggio si sale su e incontra un altro cartello, e sempre sentiero 371, Pizzo di Sevo a 2 ore e 40. Si prosegue qua. E da qui un po' di storia. Stiamo passando per un punto storico che è il Trecciolino di Annibale. Grande condottiero cartaginese che passò di qui per raggiungere l'Adriatico e per poi andare verso la Puglia e sconfiggere i Romani. Storia, ragazzi, storia. Si va a destra per la cima Lepri, dopodiché ritorneremo dietro questa cresta e andiamo su per il Pizzo di Sevo. Verso la cima Lepri, la verità viene per dopo il Pizzo di Sevo.
tracciata. Vento freddo dalla cittadina, veramente non c'è solo bisogno di montare i lamponi, ci siamo. Prima pettata fatta, manca poco, la seconda pettatina è dura dura. Poi dopo l'ho fatto anche la cima d'Epri, accusiamo ancora di più. Ultimi passi prima della vetta del Pizzo di Sevo, e non regala niente, non regala più un cazzo, e le parolacce, eccola, ecco. Riesco a far volare il drone e poi giù alla macchina.